Figa di mano. Siamo qui in questo bellissimo giardino a girare un cortometraggio per La Garofalo di Pappi Corsicato. E io sono la moglie di Ennio Fantastichini, che è diciamo che è un ricco recente, e stiamo per fare una magnifica festa. Infatti ci sono tutti gli invitati che gozzomigliano già. Sto facendo uno spettacolo al Mercadante, Gigante della Montagna. Vi aspetto tutti lì. Il profumo del mare non lo sento, non c'è più, ma non sanno che esiste, di notte piangete. Pomeriggio non molto inoltrato, Napoli, in qualche posto di Napoli, perché già non capisco dove mi trovo a Roma, perciò a Napoli proprio non si sa niente. La pausa è finita, stiamo al secondo giorno di riprese in questo cortometraggio diretto da Monsieur Pappi Corsicato, con Yaya Forte, che è una storia molto carina sul degrado e sulla decadenza, che riguarda la nostra magnifica e terrificante epoca. Era tanto tempo con Pappi, si diceva, dobbiamo lavorare insieme, poi Iaia pure, ci conosciamo da tanti anni, non siamo mai riusciti a passare del tempo insieme. E quindi questa occasione magnifica per passare del tempo insieme sia a Iaia che a Pappi. È una storia molto epocale, secondo me, che riguarda la volgarità e la barbarie dei nostri tempi. Cosa la barbarie, sulla quale va sempre portata a fondo una riflessione lunga e sostanziosa, quindi speriamo di essere testimoniali a questa riflessione. Come dire, la marcescenza che c'è oramai nel mondo, la putrefazione che ci circonda, nell'etica, nelle relazioni, nei rapporti, è così nauseabonda, è così putrescente, che a volte avere uno sguardo che viene toccato da un, come dire, da un tocco di gentilezza, può aiutare a capire le cose meglio e forse a riflettere un po' di più sulla nostra condizione devastata e devastante. Tutto qui. Il profumo del mare non lo sento, non c'è più.